Viviamo nell'epoca dei simulatori, degli IR e dei software, ma c'è qualcosa in un vero amplificatore fisico che esercita un fascino speciale sui chitarristi e incuriosisce particolarmente se riesce a mettere valvole e ben 45 watt di potenza letteralmente nel palmo di una mano. Io sono Pietro di Accordo.it e quello che state ascoltando è il Sound Session Quark 45. Quark 45 è una testata per chitarra con preamplificatore valvolare a base di 12 AX7 abbinata a un finale in classe D che, ricordiamo, non è sinonimo di digitale. Si tratta di una tecnologia capace di dare vita ad amplificatori dalla potenza ragguardevole con circuiti eccezionalmente compatti. Nel caso del Quark parliamo di 45 watt confezionati ricercando una timbrica classica ispirata alla tradizione valvolare britannica dannata e con un'impronta minimale per un compagno ideale in sala prove, a casa e per qualche piccola registrazione. Il brano che avete ascoltato in apertura è tutto registrato con un Quark 45 con simulatori di cabinet IR, ma l'amplificatore arriva con una cassa dedicata di piccole dimensioni ed è con questa che sono stati registrati tutti gli altri esempi suonati che sentirete per il resto del video. L'idea del Sound Session Quark 45 è offrire ai musicisti un piccolo amplificatore tradizionale dal prezzo accessibile, ma con un ingombro di un minuscolo combo da studio e con la flessibilità di un circuito solitamente un po' più grandicello. Abbiamo quindi due canali, prese per il send return e un equalizzatore a due bande piuttosto efficace. L'amplificatore ha inoltre un modulo Bluetooth per riprodurre basi senza fili e più avanti nel video ci torneremo. L'impronta dell'ampli richiama canoni British, ma basta aprire un po' i toni per richiamare un timbro brillante e scoppiettante. In questo è sicuramente complice il piccolo cabinet con un cono celestino da 10 pollici, che suona compresso quanto basta, forse un po' megafonico quando si spinge il volume, e insomma esattamente quello che ci aspetterebbe da un vecchio ampli per chitarra di piccole dimensioni, come quelli che tuttora innumerevoli bluesmen scelgono per i loro lavori in studio. Restando su toni piuttosto aperti, ma passando al canale drive, la nasalità tipica viene tutta fuori, con un tono vintage e scostumato, niente male. Sul Quark 45 non abbiamo riserve di gain esagerate, ma quel tanto che basta per richiamare un rock dannata, dove è necessario calcare un po' la mano per ottenere il mordente giusto.
Per intenderci, anche con l'amplificatore a fine corsa, se l'output della chitarra non è esagerato, non si arriva mai a un overdrive particolarmente pieno. Si enfatizza però il timbro vintage di certi amplificatori inglesi d'epoca, che in saturazione ingolfavano leggermente e piacevolmente sui bassi, somigliando a un sottile fuzz. Una sfumatura, ma che viene tutta fuori se si tratta il quark esattamente come si sarebbe fatto con un amplificatore d'epoca nel rock, spingendolo al massimo, piazzandoci davanti un overdrive a pedale bello incattivito anche lui. Il prossimo esempio è un po' estremo, ma può dare un'idea di dove si può arrivare. Per dire, questo è lo stesso pedale sul canale pulito, stesse impostazioni. Torniamo in terreni più umani e torniamo a sommare l'overdrive sul canale distorto dell'ampli, ma con regolazioni un po' più sensate. La reattività ai pedali, insomma, c'è tutta. Certo, nei limiti di un piccolo amplificatore in una piccola cassa da 10 pollici, però è chiaro come diverse impostazioni di ampli e overdrive interagiscano per creare paste sonore diverse e originali. Cambiamo del tutto sound e proviamo, stavolta con un muff sul canale pulito. Mio avviso, quando si ha a che fare con amplificatori di questo tipo, di queste dimensioni e di questa fascia di prezzo, è importante capire se il suono può effettivamente reagire alla strumentazione che vi si collega e al suonato del musicista. In generale il rischio è che suonino sempre un po' tutti uguali, ma devo dire che qui la natura della chitarra collegata, per esempio, è rispettata con una certa naturalezza. Proviamo stesse impostazioni con una chitarra diversa.
Si diceva del rispetto del suono, ma anche del suonato. Vediamo allora cosa succede quando agiamo sul gain nel canale pulito. Qui non si arriva praticamente mai a una saturazione avvertibile, ma si lavora discretamente sulla compressione, sul modo in cui l'amplificatore sostiene e reagisce al suonato. Nei prossimi clip parliamo di vere sfumature e vi consiglio quindi di aguzzare l'orecchio. Partiamo con il gain quasi al minimo. I picchi delle plettrate più forti arrivano decisi, tutto è cristallino. Le note più deboli sono, come ci si aspetterebbe, deboli. Portiamo il gain a metà e compensiamo abbassando il volume per avere un livello d'uscita il più possibile simile a quello del primo esempio. Qui la differenza è più avvertibile sotto le dita che all'orecchio. Se analizzaste la forma d'onda dei due esempi, notereste che la seconda è leggermente più compressa, con picchi meno incisivi e tutto in generale un po' meno spigoloso. La vera differenza si avverte portando il gain al massimo. Il suono si è increspato minimamente, siamo ancora nei territori puramente clean. Però potreste aver notato come gli accordi e le note singole arrivino tutte su un livello più equilibrato rispetto ai picchi. Tutto suona più sostenuto, pieno, con quella compressione buona che a mio avviso permette di lavorare sulla dinamica senza dover necessariamente pestare come dannati su ogni nota per farsi sentire con una band. Tutto a vantaggio dell'espressività. A questo proposito i 45 watt del Quark ci sono e si sentono tutti. Decisamente a sufficienza per una sala prove o per fare da monitor personale sul palco. Ma andiamo avanti parlando di equalizzazione, senza perderci troppo in chiacchiere, tutto al massimo. Portando i valori a metà, si noterà un suono un po' più dolce e caldo, improntato sui medi. Con i soli alti al massimo, il timbro torna a riaprirsi, ma con bassi asciutti. Viceversa, con bassi al massimo, il suono non si ingolfa, ma riceve giusto un pelo di rotondità extra. È interessante vedere invece il comportamento dei toni quando si chiudono con decisione. I bassi al minimo non svuotano il segnale come ci si aspetterebbe, tutto suona brillante, con un focus sulle medio-alte ma tutt'altro che sottile. Viceversa, gli acuti a zero provocano bassi gonfi, ma con frequenze comunque presenti nelle gamme più estreme. Insomma, il controllo dei bassi pare interagire con le altre frequenze, tirandosi dietro anche una certa gamma di frequenze medie e qualche alta. Per rendere un'idea, il suono paradossalmente sembra più ovattato quando anche i bassi sono al minimo. Il Quark 45 sembra voler essere un compagno fedele per esercitarsi in casa o per le prove con la band, potendo contare su un output di tutto rispetto ed eventualmente con la possibilità di collegarsi a più casse o a una cassa più grande per maggior presenza sonora nell'ambiente. Non vuole invece entrare in concorrenza con prodotti propri del mondo digitale, con uscite USB per esempio o dedicate al recording. Qui l'impronta è tradizionale di un amplificatore duro e puro, con la connettività utile a un chitarrista che vorrà sfruttare anche la propria pedaliera e con il piacevole plus di un ingresso AUX e del Bluetooth per riprodurre basi su cui esercitarsi. Anche se, va detto, forse anche per la cassa particolarmente piccola, la resa di un brano riprodotto via Bluetooth non è esattamente hi-fi. Inoltre il livello della base è controllato dallo stesso potenziometro del volume sull'amplificatore, quindi per avere un suono bilanciato tra chitarra e base potrebbe essere necessario lavorare un po' con un qualche pedale esterno, in particolare se si vuole spingere sull'acceleratore, ma non si vuole sovrastare la base con la chitarra.
Sound Session ha tirato fuori ancora una volta un prodotto divertente, interessante per il prezzo a cui è proposto e con alcune caratteristiche forse in controtendenza, ma che proprio per questo possono attirare le simpatie di un preciso tipo di musicista. Se la compattezza vi sta a cuore, ma ne avete abbastanza di suonare in cuffia, con un simulatore o attraverso le casse di un PC e volete semplicemente godervi un suono classico, reattivo e col giusto volume, magari entrando con i vostri pedali preferiti tra il front e il loop effetti esattamente come fareste con il vostro amplificatore a pieno formato, il Quark 45 è sicuramente un'opzione da tenere d'occhio. Nell'articolo su Accordo lo raccontiamo più nel dettaglio e sul tecnico. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento, condividete il video se vi è piaciuto e attivate la campanella per non perdervi i prossimi. Io sono Pietro e noi ci vediamo presto.